9, 4 minuti, buongiorno da Claudio Gherardini da Firenze. Beati voi che vivete nell'Aretino, nella zona di Arezzo, sicuramente meno inquinata e sicuramente meno ottusa del capoluogo toscano. Questa storia sulle droghe mi sembra sempre più una farsa allucinante. Sono decenni che ovunque si usa fumare Spinelli e ogni volta sembra che sia una nuova scoperta. Nelle fogne di Firenze ci sono scorie di cocaina più che in quelle di Londra. In Spagna quasi tutte le banconote portano tracce di coca e tutte le volte che se ne sente parlare sembra sempre la prima volta. Il proibizionismo mantiene il mercato delle droghe ad altissimi rendimenti e crea condizioni perché la droga finanzi ogni altra forma di crimine, specie il famoso terrorismo, che invece si preferisce combattere con guerre senza fine e anche inutili, per non dire di peggio ovviamente. Ora stiamo davvero passando il segno in Italia. Poi abbiamo questa caratteristica: grazie all'alto livello di sofisticazione ormai raggiunto dai famosi fustigatori dei vizi altrui, Letizia Moratti ha pensato bene di arruolare i genitori nella polizia scientifica. E il ministro Olivia Turco ha definito l'idea interessante, il che chiude anche in questo caso il cerchio dell'evoluzione umana. Il Corriere della Sera di oggi titola Turco apre a Moratti sul kit antidroga, idea interessante. Il centro sinistra la attacca. Il sindaco di Milano la proposta l'ha lanciata per la sua città: un kit antidroga nelle mani di 34.000 famiglie per scoprire se i figli dai 13 ai 16 anni si drogano o no. Ma ieri è stata Livia Turco, ministro della salute, a raccogliere l'idea di Letizia Moratti. È una proposta che valuto con un certo interesse, ha detto intelligentemente la Turco. Bisogna fare in modo che si arrivi a un consumo nullo delle droghe, pensate voi. Ma per questo serve educazione e formazione, addirittura, giustamente, dice la ministra. E immediatamente si è scatenato il dibattito. A Milano il centro sinistra si era subito schierato contro quel kit voluto dal comune che si usa con gocce di urina come un test di gravidanza. Ma anche in Parlamento sono in tanti dal centro-sinistra a non capire il motivo della condivisione della proposta del sindaco di centro-destra da parte del ministro turco. Il senatore di Essino, Furio Colombo, scrive il Corriere della Sera di oggi si sente addirittura umiliato. Si sta verificando di nuovo il triste fenomeno della rincorsa delle idee del centro-destra, dice infatti Colombo, ricordando la piazza San Giovanni che manifestava contro i dico con i ministri del centro-sinistra. Poi aggiunge... Sono assolutamente d'accordo con quella mamma medico che proprio sul Corriere ha contestato il kit, dicendo: Sono una madre, non una poliziotta. Bontà sua, aggiungo io. Io, da padre, dice Colombo, mi sarei accorto se mia figlia aveva a che fare con la droga. Beh, in questo senso, forse Furio Colombo è un po' presuntuoso. Anche Paolo Cento, sottosegretario verde all'economia, attacca Turco. Oramai siamo al festival della demagogia al tentativo di trasferire la famiglia in questura. Non esita nel suo giudizio Paolo Cento, il ministro turco sbaglia, se pensa di rincorrere queste ondate di demagogia a giorni alterni commette un grave errore. Tra l'altro è una proposta che non porta alcun vantaggio elettorale, bisogna lasciarla alla destra. Dice Vladimir Luxuria, deputato di Rifondazione, lo stesso partito del ministro Ferrero, con i figli serve il dialogo e il confronto, non certo i genitori poliziotto. Mentre sentite Enzo Carra della Margherita che guarda con favore all'idea del ministro turco di aprire la proposta del kit antidroga. Proprio, dice Enzo Carra, perché la considera una proposta con un alto contenuto etico che si può rivelare utile a stimolare un rapporto con i figli! Pensate un po' a questo Carra! Pensate un po' a quale tipo di rapporto con i figli deve avere Enzo Carra, uno che pensa che possa essere utile e anche eticamente corretto che i genitori facciano l'esame delle urine ai figli per sapere se sono drogati. Secondo Carra infatti quel kit antidroga è importante aggiunge poi il Corriere della Sera e riporta di nuovo la parola di Carra può servire per far esercitare l'autorità ai genitori anche se per come è messa la famiglia oggi sono vagamente pessimista il che vuol dire probabilmente che Carra non è del tutto perduto alla logica e alla ragione perché è vagamente pessimista poverino. Infatti dice poi dove c'è un buon rapporto tra genitori e figli quei controlli non servono, mentre dove c'è un cattivo rapporto quei controlli non si possono fare. Capite? Questo prima dice che l'idea è buona e poi spiega come è impossibile o ingiusto attuarla. Ecco però Gasparri, avete presente Gasparri, deputato di AN, È probabilmente molto favorevole al kit. Il rifiuto di un ragazzo al controllo dei genitori può essere un modo per farlo ragionare, sostiene, sostiene Gasparri. Poi rivolto alla Turco, strano modo di fare quello del ministro. Aderisce a tutto e ogni tanto si commuove. Questo è incredibile, appunto non se ne può veramente più. Questa storia, immaginate voi che cosa può accadere già in famiglie che sono problematiche, la famiglia italiana oggi non ha, come dire, una, come quella situazione di grande allegria, prosperità, serenità, concordia, dialogo, confronto tra genitori e figli. Immaginate il genitore, la mamma che dice, vieni eh, Carla, vieni Carla, che ti faccio l'esame dell'urina e così vediamo se ieri sera si è fatto uno spinello con gli amici. Com'è possibile arrivare a pensare queste cose? Letizia Moratti non mi meraviglia, lei è la promotrice, colei che ha finanziato e inventato San Patrignano, dove si trasforma il concetto di tossicodipendenza in dipendenza da qualche altra cosa. Ma gli altri potrebbero anche un po' risvegliarsi da questo letargo della ragione che ormai in Italia sembra avvolgere tutto. Come la, uh, il nero, la mancanza, uh, la, la forza nera, insomma, la, il, la grande, la, il grande mostro nero dell'ignoranza e, e, e della follia. Poi in, fo, in fin dei conti sono le 9 e 10 minuti. Io vi saluto. Questo era Cataclismi. Io sono Claudio Gherardini. L'email del sottoscritto è claudio.Gherardinichiocciolinaarezzowave.com. L'appuntamento è per lunedì mattina. Buona giornata a tutti.